Quickness. La velocità e il giocare negli spazi sono le mie caratteristiche. Mi piace passare la palla, coinvolgere tutti i compagni. È bello quando tutti sono connessi alla stessa idea di basket, quando sono tutti sulla stessa pagina. Velocità e gioco di squadra. Non esattamente il classico americano mangia palloni, ma un uomo da rotazione nell'idea di coach Christian. Così si presenta Eli Brooks, ancora un oggetto misterioso, considerando l'unica apparizione in campo contro i Cougars della Brigham University. Nasce da play, ma può giocare in guardia, come confermato dalle diverse esperienze e impieghi tra G League e Michigan University. I think just the physicality. La grande differenza rispetto agli Stati Uniti è la fisicità. L'anno scorso ho giocato in G League, ma lì sostanzialmente si aspettava di passare al livello successivo, all'esperienza successiva. Qui si gioca con l'obiettivo di competere e vincere partite. Resta da capire come il ragazzo si integrerà in un gruppo di grande talento sugli esterni, dove oggettivamente con Ruzier e Bossin playmaker il suo impiego è più facilmente ipotizzabile in guardia, dove peserà, oltre all'impegno in difesa, la sua efficienza al tiro da tre punti, la caratteristica che contrassegna l'intera rosa di quest'anno. I'm excited to get the season started. We had 2 weeks of... Sono eccitato per l'inizio della stagione, ci stiamo preparando da 2 settimane, abbiamo fatto 2 amichevoli, sto imparando a conoscere i compagni e la cultura di lavoro e mi sento a mio agio nella mia nuova casa. My new home. Al momento appare questa la sua caratteristica migliore, la sua voglia di crescere, di stare nel gruppo e di integrarsi nella nuova realtà. Un sintomo di chiara intelligenza per il ragazzo che a ottobre compirà 25 anni, originario del South Carolina, al suo primo vero campionato professionistico, considerato quanto dichiarato da lui stesso sull'esperienza in G League. Quanto all'ambientamento a Trieste, tutto è filato liscio. La città è bella davvero, l'architettura, la gente è molto amichevole, ci sono un sacco di bei posti. There's a lot of pretty buildings.